Ascolta, non aprire la tua attività prima di aver visto questo video. Guarda le persone nei social media, su Instagram o Facebook, e guarda qual è il lifestyle di imprenditori di successo. Guarda le macchine che guidano, come le Ferrari o le Lamborghini, oppure vedi dove fanno vacanza, guarda le loro case, insomma la vita che conducono, e ti dici: voglio anch'io tutto questo, quindi aprirò un business, proprio come loro. Ma sei sicuro di essere pronto per essere un vero imprenditore? Ecco qua 5 segni che ti avvisano se non sei ancora pronto per entrare nel business da solo. Benvenuto in direzionecrescita.com, il primo canale di crescita personale in Italia, dove ogni giorno vieni guidato verso il raggiungimento dei tuoi obiettivi. Se ancora non lo sei già, iscriviti ed attiva le notifiche così da rimanere aggiornato su ogni nuovo video che pubblichiamo. Numero 1. Non aprire un'impresa se non hai soldi. Proprio così, non cominciare se non hai denaro. Hai bisogno di entrate di denaro come fosse sangue nelle vene. Quindi non iniziare subito. Perché chiedi? Perché un'attività richiede tempo per svilupparsi e portare profitti. Se pensi di iniziare e cominciare a guadagnare dopo 2-4 settimane o un mese, hai ancora la mentalità di un dipendente. Infatti, un dipendente riceve il suo stipendio con questa cadenza di tempo, ma come imprenditore non è la stessa cosa. Potrebbero volerci 6 mesi, un anno o anche 2 anni. La maggior parte dei proprietari di attività cominciano a guadagnare dopo molti anni di lavoro. E nel frattempo che cosa potrai fare? Devi comunque mangiare e pagare le bollette. E se non hai assolutamente niente al momento, che cosa fai? Lavora. Non iniziare un'attività, perché quella richiede tempo e fatica e servono soldi per farla crescere. Io dico sempre di occuparsi dei propri bisogni primari prima di costruire un impero. Devi occuparti del tuo reddito come prima cosa. Numero 2. Non iniziare se non sai niente di business. La prima cosa che chiedo sempre a qualcuno che vuole aprire un'attività, ed è una domanda che farò anche a te, è: perché proprio tu e perché proprio adesso? Se la tua risposta è che vuoi solo fare soldi, beh, fallirai. Perché tu e perché proprio ora? Cosa ti qualifica ad essere qui in questo momento? Non è quello che hai letto su Facebook. Oh, quella sembra una buona idea. Questa persona sta guadagnando così tanto facendo quello. Dovrei farlo anche io. No. Perché tu e perché adesso? Per poter far soldi in qualsiasi industria, devi prima comprenderla. E se non conosci il tuo settore, devi prima imparare come funziona. Mettiamo tu voglia aprire un ristorante. Non è forse una buona idea andare prima a lavorare in un ristorante, vedere come funziona l'attività ogni giorno, come si lavora in questo tipo di business, prima di aprirne uno? Devi conoscere il tuo settore. Numero 3. Non aprire un'impresa se non hai forza, e intendo forza mentale, per superare le difficoltà. Se non sai quale sia la migliore qualità per un imprenditore, te la dico io. La migliore qualità è saper sopportare difficoltà per il maggior tempo possibile. Solo dopo puoi parlare di Ferrari e Lamborghini, o di una bella villa. Questa persona capace di sopportare, sei tu? Cosa sei disposto a sacrificare? Che prezzo sei disposto a pagare per raggiungere il successo, per costruire il tuo business? Posso dirti che tutti gli imprenditori di successo che conosco, quasi tutti perlomeno, patiscono fatiche per lunghi periodi di tempo prima di raggiungere un successo anche piccolo. Tutti vogliono parlare solo del lusso della vita dell'imprenditore, ma nessuno vuole affrontare la parte più oscura. Sei capace di sopportare difficoltà a lungo? Quelle notti dove non riesci a dormire perché non sai come ripagare i debiti? Come ti senti sapendo di avere questa responsabilità? Quando pensiamo alla maggior parte delle persone di successo che noi conosciamo, come Elon Musk, o Bill Gates, o Bezos, noi vediamo solo i loro risultati. E non possiamo neanche immaginare quanta strada e quanta sofferenza abbiano sopportato prima di arrivare dove sono adesso. Perché per ogni grande successo ci sono stati anni e anni di sacrifici. E tu come ti senti sapendo di avere questa responsabilità tanto pesante sulle tue spalle? Numero 4. Non cominciare se vuoi più tempo libero. Magari pensi: adesso che ho aperto un'impresa, posso lasciare il mio lavoro 8-17, 5 giorni alla settimana, perché sarò un imprenditore, un proprietario di attività e avrò tutta la mia libertà. Sei un illuso. Potresti avere tempo libero dopo aver lavorato per alcuni anni, magari 10 anni, solo allora. Ma per i primi 5-10 anni non otterrai nulla.
dovrai pagare te stesso per ultimo, prima degli altri. Quindi se pensi di diventare ricco in fretta, no. Quando hai un'impresa non c'è un orario, altro che 8 ore, altro che 11, 12, 13. La tua mente è al lavoro tutto il giorno per tutti i giorni. E quando ti prendi del tempo non sei a riposo, capito quello che intendo? Pensi alla tua impresa, a come avere più clienti, al tuo team, ai tuoi dipendenti, ai problemi di credito e non avrai più tempo perché all'inizio, se non hai le competenze di base, la curva di apprendimento è molto ripida. C'è bisogno di alcuni anni solo per avere un'idea iniziale e per sapere cosa funziona e cosa no per la tua impresa, per capire come guadagnare. E da lì, per crescere, hai bisogno di fare molta strada. Dimentica le 8 ore al giorno, dimentica i 5 giorni alla settimana e per sempre. È la vita dell'imprenditore. E se non la ami, se non la senti dentro e non la vuoi con tutto te stesso, non farai quello che serve, non farai i sacrifici necessari, perché è tutto troppo difficile. Numero 5. Non cominciare se non sai come si tratta. Vuoi dei clienti? Devi saper vendere. Vuoi dei termini di finanziamento migliori? Devi saperti vendere. Vuoi dei venditori? Devi saperti vendere. Vuoi dei partner che ti aiutino a promuovere la tua impresa? Devi saperti vendere. E se non sai trattare con qualcuno in qualsiasi momento, se non hai quella mentalità, non sei qualificato per saper gestire un business. Non mi importa che prodotto o che servizi vendi, ma devi essere capace di vendere. E questi sono i 5 avvisi. Quindi, se vuoi sapere di più al riguardo e sei interessato a dare alla tua attività un incredibile passo avanti, allora clicca qui in basso per accedere ad uno dei nostri programmi di formazione. Oppure richiedi una consulenza uno ad uno con un nostro esperto per essere seguito con metodi e strategie più avanzate. Ricorda che puoi anche iscriverti e consultare gratuitamente le centinaia di video lezioni che trovi su questo canale. In tutti i casi scoprirai che si possono fare salti da gigante applicando le giuste tecniche con costanza ed impegno. Ricorda, se non sei tu a pianificare il tuo successo, stai andando incontro al tuo stesso fallimento. Per questo video è tutto, a presto!